Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2. Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Forza Nocerina. Ci avviciniamo velocemente alla Pasqua, al termine di questo mese di marzo che avevamo detto sarebbe stato decisivo per le sorti della Nocerina. In qualche modo lo è stato per diversi aspetti, in verità tutti aspetti che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti, ma che tratteremo anche questa sera. Piccolo cambio di location. Enjoy Caffè per un venerdì ci ha dato il ben servito e quindi noi siamo ospiti di Futuranza, dell'amico di ForzaNocerina.it Vincenzo D'Andrea, che salutiamo al pari di tutti gli altri sponsor: Ottica Apicella, Hotel San Giorgio e Bar Estasi, e ovviamente sempre Enjoy Caffè che ci supporta. Questa sera lo fa in maniera diretta con Vincenzo Petrosino, che cura come sempre la parte delle immagini della regia. Una buonasera a chi ci segue, una buonasera alla mia compagna di viaggio, Alessia Orefici. Ciao Alessia. Buonasera a tutti, iniziamo subito a presentare gli ospiti presenti qui in studio. Iniziamo da Francesco Cuomo, telecronista di ForzaNocerina.it. Buonasera e grazie per l'invito. Nello Marmo, giornalista di Tutto Serie D. Buonasera e grazie ancora per l'invito. Proseguiamo con i tifosi. Questa sera abbiamo con noi Emilio Battipaglia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi. Ed infine salutiamo Giuseppe Maduro. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. A proposito di tifosi, un grosso saluto a chi ci sta seguendo da casa. Vi invitiamo, come al solito, ad interagire, a commentare con la nostra, con i nostri ospiti, a porre i quesiti che ritenete opportuni per alimentare, come al solito, la nostra trasmissione, una trasmissione che certamente verterà sulle vicende recenti, quelle del recente passato, e chiaramente ci proietteremo al futuro, perché domani la Nocerina sarà di nuovo in campo, purtroppo senza i suoi tifosi, nel secondo derby casalingo consecutivo contro il San Marzano. Ma di questo parleremo certamente dopo. Io direi, come al solito, di iniziare con il nostro sondaggio. Sì, allora, il sondaggio di questa sera è: quali sensazioni emergono dall'ultimo comunicato emesso dai soci della Nocerina? Ecco, sondaggio che riguarda, come detto, la stretta attualità. Era attesa questa scrittura, chiamiamola così, da parte dei soci della Nocerina. Qualcuno si aspettava una conferenza stampa per chiarire la posizione dopo
le vicende che si sono susseguite nelle ultime settimane. Si è parlato di unità di intenti da parte dei sei soci che proseguono spediti nel loro programma di rilancio della società, quindi nel loro programma con l'obiettivo di riportare in alto i colori rossoneri. È stato interrotto il silenzio stampa e poi parleremo anche di questo argomento. Stasera finalmente potrete risentire le parole di mister Marco Nappi, intervistato questa mattina. È stato scritto anche che si potrebbero adire le vie legali ad eventuali soggetti che accusano in maniera infondata e gratuita la società. Io parto chiaramente dagli ospiti a sottoporre la domanda a loro, girandola ovviamente anche a tutti i tifosi che sono a casa. Stavolta invertiamo loro dritto al cuore dei tifosi, anziché parole che certamente hanno un significato, ma che magari riprendono cose che erano già state scritte nelle settimane precedenti. Sì, Valerio, hai detto tutto giusto. Credo che questo comunicato, per come la penso io, dica poco o nulla. Sinceramente avrei preferito che la società ci mettesse la faccia per chiarire alcuni aspetti. Nelle ultime settimane in città si seguono voci riguardanti le vicende che avvengono in seno alla società, di eventuali dissidi fra soci, addirittura soci che pensavano di dare le dimissioni. Quindi sinceramente mi aspettavo che si facesse chiarezza su questo aspetto qui. E poi non dimentichiamoci anche della questione ripescaggio, perché in città siamo convinti che se la squadra dovesse vincere i playoff, la società sia pronta a presentare domande di ripescaggio, però in merito la società non ha dato alcuna comunicazione ufficiale. Quindi sinceramente avrei preferito che la società, in maniera ufficiale, mettendoci soprattutto la faccia, chiarisse questi aspetti qui. Giuseppe, il passaggio centrale, andiamo ad analizzarlo un po' più da vicino. I soci hanno anche rimarcato che tutti gli impegni verranno garantiti come sempre, è stato fatto e sottolineato. Sono state anche tracciate le linee programmatiche per l'attività futura. Cosa si aspetta il tifoso quando legge tracciate le linee programmatiche per l'attività futura? Sì, Valerio, io ti dico la verità, da tifoso sfegatato ho pensato subito ad un eventuale ripescaggio, anche se il comunicato è un po' generalizzato da parte della società. Però il fatto che vogliano comunque continuare con i loro impegni fino a fine campionato, questo mi fa essere fiducioso anche per il futuro. O sia ripescaggio o un campionato di vertice di nuovo di Serie D, per me è la stessa cosa. Preferirei ripescaggio, però purtroppo non sono io che decido. Nello, altro passaggio, non, sino alla fine del campionato non è previsto l'ingresso di nuove figure professionali nello staff tecnico. È chiaro, il comunicato è arrivato 4-5 giorni dopo le dimissioni del direttore sportivo. Ti aspettavi che potesse essere inserita una figura del genere prima della fine del campionato, o effettivamente a questo punto è giusto proseguire con gli uomini, con le figure che stanno lavorando da inizio campionato? Allora, innanzitutto leggere che la società è unita, questo non può fare altro che farci piacere, anche se personalmente avrei preferito più un faccia a faccia, cioè davanti alle telecamere, eventualmente anche con delle domande nostre, ma giusto per capire un qualcosina in più. Per quanto riguarda il vuoto lasciato dal direttore Righi, io ritengo che in questo momento prendere un direttore sportivo non servirebbe molto, secondo il mio modesto avviso, anche perché bene o male la squadra ci sa, gli obiettivi penso che li sappiamo, la posizione è quella lì, quindi sia forse più opportuno vagliare al meglio, pensare al meglio e scegliere la figura giusta che l'anno prossimo possa aiutare la squadra a fare bene nel campionato che poi va ad affrontare.
sia Serie D non lo sappiamo, sia Lega Pro non lo sappiamo, a seconda del playoff, ripescaggio, tutte queste faccende. Quindi ritengo che sia meglio pensarci su, valutare tutte le possibilità, scegliere la figura giusta e non commettere più gli errori che sono stati commessi quest'anno. Invitiamo i tifosi ad interagire con noi, con la nostra redazione e con i nostri ospiti e non a cadere nelle provocazioni di qualcuno che stasera si è svegliato, o meglio, prima di andare a letto ha deciso di venire a rompere le uova nel paniere alla nostra trasmissione. Continuiamo a essere ovviamente coerenti e a seguire la linea della nocerina. Leggo e saluto Agostino, è vero, ci manca questa sera la nostra mascotte, ma assolutamente alla prossima occasione dovrà essere presente. Francesco, i nostri amici che ti hanno preceduto hanno detto tanto, quasi tutto. Volevo magari che anche tu aggiungessi il tuo pensiero sul comunicato che è stato diramato dai soci. Assolutamente, hanno già detto tutto. Condivido che in questo momento allargare nuovamente il fronte dirigenziale con un addetto ai lavori non poteva, è fatto benissimo, diciamo, assolutamente, anche perché da questo momento in poi di mercato ce n'è poco da fare, assolutamente, quindi sarebbe stato magari la sostituzione del direttore sportivo un mettere un'altra persona in un ambiente che già ha subito un po' troppi scossoni in questo campionato e magari non trovare subito la quadra, perché non è che era disponibile Padre Pio, purtroppo non è sul mercato, quindi il miracolo sicuramente non l'avrebbe fatto. Quindi per me va bene così, la società ha deciso di seguire questa linea, ha detto e non ha detto, ma ha detto quello che doveva dire, praticamente smentendo in pieno quello che era stata una settimana abbastanza burrascosa. Adesso bisogna cercare di raggiungere l'obiettivo, poi si vedrà, saranno loro che dovranno dettare i tempi. Se sono convinti che questo modo di fare comunicazione giusta, noi possiamo solamente registrarlo. In effetti per me va bene così, quello che dovevano dire l'hanno detto, potevano dire, possono fare una conferenza stampa, ma non è detto che questo non possa avvenire da qui a qualche giorno, da qui a qualche settimana. L'importante è restare focalizzati sul campionato, cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine per sperare di raggiungere la migliore posizione in classifica. Fare più punti, come abbiamo detto, può essere importante per una eventuale griglia di ripescaggio. Poi vogliono fare il ripescaggio o non lo vogliono fare, al di là delle chiacchiere, al di là delle cose dette o non dette, saranno i fatti verificabili, perché l'abbiamo detto più di una volta, per fare il ripescaggio necessariamente bisogna passare per il adeguamento del San Francesco. Quindi, siccome l'adeguamento del San Francesco anche in quell'occasione Padre Pio ha già occupato, sicuramente i lavori non si possono fare dalla sera al mattino, quindi se eventualmente c'è volontà di fare il ripescaggio, pure non parlando. Senti che stanno arrivando, salutiamo Edoardo Fumara, buonasera Molossi, Luigi Pironti, buonasera, un saluto buonasera a tutti, la vostra mascotte Pio vi manda un saluto, sempre per sempre, forza Nocerina. Lorenzo Refice, buonasera, Pietralcina presente, saluti da San Pio. Pasquale Pepe, buonasera a tutti. Io credo in questa società e credo che lo faranno il ripescaggio, è una mia sensazione. Posso anche sbagliarmi, comunque se non lo faranno di sicuro faranno uno squadrone in D il prossimo anno. Preferisco di gran lunga a loro che a un Utah di turno, cosa che volevano alcuni di Nocera, chissà perché poi. Forza Molossi sempre. Pietro Milite, questione lavori stadio, parliamone spesso, settembre è vicino, riusciremo a vedere una partita in notturna magari ad agosto? Dopo ne parleremo, Francesco approfondirà, magari aggiungerà, ripeterà, perché possiamo sembrare ripetitivi, possiamo
qualcuno può dire che tediamo, però è un argomento importante, credo, quello legato al ripescaggio, legato ai lavori allo stadio, che credo vadano fatti a prescindere, perché poi ci sono alcune cose da sistemare a prescindere da eventuali volontà di ripescaggi. Ne parleremo con Francesco, ma ne parleremo anche e soprattutto con i nostri amici tifosi, per capire quali sono le loro idee, le loro sensazioni al riguardo. Quindi, come al solito, nella parte finale della nostra trasmissione tratteremo la questione ripescaggio. Salutiamo anche Giuseppe Lanzara, che come al solito ci sta seguendo. Grazie anche alla sua intercessione, ieri i ragazzini dell'Under 16 della Nocerina hanno disputato la seconda amichevole di lusso del loro percorso. Dopo aver affrontato il Napoli ieri, hanno affrontato la Salernitana. Sono certamente soddisfazioni per loro che disputano campionati under a livello regionale, di andarsi a misurare con squadre che sono impegnate nei campionati di livello nazionale. Non abusiamo della parola lusso, però. No, per l'avversario no, è il lusso per la categoria dell'avversario. Salutiamo anche il nostro amico Carlo D'Agosto, che cade proprio a fagiolo, come si suol dire, perché abbiamo provato a stuzzicare sul nostro sondaggio anche alcuni tifosi. Per questa settimana soltanto due, e sono tifosi, passatemi il termine, d'eccezione. Due amici del Tatan che sono stati intercettati proprio dal nostro Carlo D'Agosto per le strade del centro di Nocera, e hanno detto la loro sul sondaggio e quindi sulla domanda che abbiamo sottoposto prima ai nostri ospiti qui in studio e poi ai nostri amici da casa. Per cui ci andiamo a sentire il primo contributo video della serata di Carlo D'Agosto. Sogno, perché intanto preferisco sempre le conferenze stampa ai comunicati, questa è una cosa che personalmente, e anche tutti gli altri giornalisti penso siano d'accordo. Per quanto concerne il comunicato, ci sono dei passaggi importanti. C'è il passaggio in cui viene menzionata una persona che non è stata in realtà menzionata, e si dice di Adire per vie legali, insomma, per contrastare tutto quello che può ledere l'immagine di questa società, e penso che questa società debba farlo per tutela di se stessa e della città. Il fatto che siano tutti uniti ovviamente ci fa piacere, speriamo che ovviamente da qui a fine campionato l'unità venga dimostrata da tutti i soci, che si faccia tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo secondo posto. La squadra deve rispondere ovviamente sul campo a questa cosa, chiaramente non pretendiamo di vincere tutte le partite da questi ragazzi che hanno già fatto questo girone di ritorno, ma pretendiamo ovviamente il massimo impegno per raggiungere l'obiettivo secondo posto, che è primario per questa società e per questa squadra. Allora, come noi la società, secondo me hanno fatto una pagliacciata, e la società non dipende anche da noi tifosi, noi ce la stiamo mettendo tutto per vincere questo campionato e non ci riusciamo, però se dobbiamo vincere questi playoff, ben venga. Ecco, avete sentito due amici d'eccezione di Forza Nocerina, due amici d'eccezione del Tatan Tatan, uno è Marco Stile, l'altro è Antonello Nocera, che hanno dato il loro pensiero e hanno risposto sul sondaggio. Sarà diventerà un appuntamento fisso da qui al termine di Forza Nocerina. Insieme al buon Carlo D'Agosto andremo a intercettare i tifosi per il centro di Nocera Inferiore e, perché no, anche di Nocera Superiore, per sentire il loro pensiero e per coinvolgerli. Questa sera abbiamo avuto soltanto Marco Stile e Antonello Nocera, ma già dalla prossima settimana, o comunque quando torneremo regolarmente al venerdì, perché poi potrebbero esserci delle variazioni adeguandoci al turno prepasquale, soprattutto alla settimana santa che è in arrivo, coinvolgeremo sempre di più i tifosi, perché sapete che forzanocerina.it è il sito dei tifosi rossoneri e che Forza Nocerina è la trasmissione che dà voce e spazio al pubblico molosso. Alessia, a proposito, vediamo se ci sono altri commenti, altri saluti da casa. Sì, salutiamo Luigi Caputo che sta seguendo, e Antonio Di Stano che salutiamo, scrive a vincere. Salutiamo, leggevo anche un commento di un amico da Grosseto, se Vincenzo riesce a recuperarmelo dalla regia, eccolo, Salvatore Di Domenico, un saluto da Grosseto, Forza Molossi, salutiamo sempre e soprattutto i nostri amici che ci seguono da lontano, per i fuorisede, perché ci rendiamo conto che magari con queste nostre trasmissioni riusciamo a portare un pizzico di rossonero anche a loro che sono lontani, che però il rossonero ce l'hanno nel cuore e ce l'hanno nel sangue. Proseguiamo, lasciamoci da parte
la questione legata al comunicato della società e quindi tutte le osservazioni giuste e pertinenti che sono state fatte dai nostri amici a casa, da quelli in studio, da quelli intervistati in strada, e proiettiamoci sul campo. Andiamo come al solito a fotografare il girone G di Serie D leggendo risultati e classifica dopo 27 giornate. Allora, Budoni-Sarrabus 0-1, Romana-Trastevere 4-0, Latte Dolce Ischia 0-1, San Marzano Stiamare 2-0, Cavese Nuova Florida 2-3, Cinzialba Longa Atletico Ubri 2-0, Boreale Flaminia 1-1, Anzio Nocerina 2-2 e Cassino Gladiator 1-1. Nello, vengo da te che lunedì ha festeggiato il pareggio contro la Nocerina di fatto come una vittoria del campionato e addirittura ha perso l'imbattibilità a Casalingo, comunque è stata sconfitta tra le mura amiche. Altri risultati, pesante la vittoria del San Marzano e soprattutto in chiave playoff il rotondo 4-0 della Romana sul Trastevere con tripletta di uno scatenato Calì. Anche domenica non sono mancati risultati particolari, come hai detto quello della Cavese, che sicuramente nessuno si poteva aspettare uno stop casalingo degli Aquilotti contro l'Ardea. Io tra quelli che tu hai menzionato ci metterei anche il pareggio del Cassino, che diciamo un po' fatto meno male alla Cavese a seguito della sconfitta. Io, come ti dissi venerdì scorso, è un campionato che comunque ogni domenica può riservare una sorpresa. Vedi l'Ischia, il San Marzano che andiamo ad affrontare domani, comunque viene da risultati positivi. Quindi sono, se non sbaglio, 6 giornate ancora tutte da seguire, perché ancora niente è scontato, almeno per quanto riguarda zona playoff e zona playout. Emilio, interlocutorio, il pareggio per 1-1 tra Cassino e Gladiator. Ci aspettavamo che la compagine laziale potesse approfittare del pareggio della Nocerina e magari potesse approfittare del passo falso della Cavese per restare quanto più vicino è possibile alla vetta. Invece è arrivato un pareggio, secondo me, un po' sorprendente, che non dico non è stato accolto bene, ma certamente poteva avere un sapore diverso anche per il Cassino, che di fatto poi lotta con la Nocerina per il secondo posto, quindi boom per noi. Eh sì, Valerio, dopo il risultato sorprendente di Cavalieri Reni, credo che il risultato che abbia destato un po' di stupore è il pareggio del Gladiator in casa del Cassino. Anche se c'è da dire che il Gladiator nell'ultimo periodo sta dando filo da torcere un po' a tutti, quindi quello che c'è da dire è che la Cavese, nonostante abbia perso in casa, alla fine le inseguitrici tipo Cassino e Nocerina non sono riuscite ad approfittarne. Diamo uno sguardo anche alla classifica, così ci rendiamo conto di come si sta delineando, meglio di come si è delineata dopo 27 giornate. Sì, al primo posto abbiamo la Cavese con 57 punti, al secondo Cassino e Romana con 48, Nocerina quarta con 47 punti, Ischia 45, Sarrabus 42, Ostiamare 41, Cinzia 38, Flaminia 37, San Marzano 36, Trastevere e Latte Dolce 31, Anzio 28, Atletico Uri 27, Nuova Florida 25, Gladiator 24 e infine abbiamo Budoni e Boreale, entrambe con 19 punti. Ecco Francesco, stamattina si parlava di questo mini campionato che durerà 7 partite per conquistare i playoff. Si parlava in conferenza stampa con mister Nappi di Cassino, Romana, Ischia e Nocerina. Ci aggiungerei, per questioni di punti, anche il Sarrabus e lo Stiamare, che comunque possono ambire, non sono distanti dalla quarta piazza che vale comunque i playoff. Sì, assolutamente. Non il discorso playoff non è riservato solo per le quattro squadre che al momento sono nella zona playoff. Ovviamente anche chi sta dietro può cercare di ambire ad una posizione di importante post season.
quindi sicuramente sarà affascinante qui alla fine. Volevo fare una considerazione: la Cavese non è la prima partita che perde in casa, tu hai detto l'imbattibilità, aveva perso già contro il Cassino, anzi probabilmente la Cavese in questo periodo ha avuto un po' più difficoltà proprio tra le mura amiche rispetto ai risultati avuti in trasferta. Questo non vuol dire che la Cavese non sia sull'obiettivo, anzi 9 punti dalle seconde sicuramente la mettono al riparo da qualsiasi preoccupazione. Ovviamente come noi dobbiamo essere pronti al nostro obiettivo, loro non devono far venire l'impegno, meno l'impegno per mantenere la prima piazza, che a noi non interessa in questo momento. Sicuramente sarà una lotta dura, considerando anche gli impegni della Nocerina per la conquista del secondo posto, quindi non mollare mai la presa, a partire già da domani. Il San Marzano è un'ottima formazione che non ha avuto un buon inizio, ha stentato sicuramente, poi il cambio di allenatore con Gironelli aveva prodotto dei risultati all'inizio, poi è ritornata ad avere i fantasmi che aveva già con Giampà, però questo non significa che verranno c'era a fare la vittima. Sicuramente è una formazione, un organico importante, probabilmente anche ancora oggi è il più importante del girone, quindi sarà una partita ostica e sarà anche un buon banco di prova per la Nocerina, in considerazione che giovedì si andrà a giocare in casa della Romana, quindi una partita importantissima in chiave playoff contro una squadra che ha ripreso a rimascinare il gioco. Giuseppe, parlavamo della bagarre playoff, ma anche in coda la situazione è bella intensa. Se Vincenzo ci ripropone la classifica, vediamo che sono tante le squadre in lotta o per evitare i play-out o nel tentativo di raggiungerli e di agguantarli, a testimonianza del fatto che il campionato sarà equilibrato fino alla fine e soprattutto ci si augura che tutte le squadre metteranno il 100% in tutte le partite da qui al termine. Sì, assolutamente Valerio, io credo che questo è un campionato molto strano, un campionato ostico e non è detta l'ultima parola fino all'ultimo. E penso che siano ancora in corso, come abbiamo detto, Ischia, Sarrabus, la stessa Ostia Mare, lo stesso Cinzia Albalonga. Però io dico la verità, penso solamente alla Nocerina, spero che domani arrivi una vittoria e che ci possa far stare tranquilli per il proseguo del campionato ed arrivare all'obiettivo che sarebbe il secondo posto. Però non è detto che magari la Cavese le perde tutte e noi le vinciamo tutte, quindi mai nella vita. Proseguiamo con i commenti, iniziamo da Salvatore Pessolano. Ho una domanda per i presenti alla conferenza stampa di oggi. Che effetto vi ha fatto essere presenti di nuovo davanti alla Nocerina nell'essere protagonisti come portavoce di tutti i tifosi e sportivi molossi? Ciao da Novara. Rispondo io e magari faccio rispondere a Francesco. Siamo tornati a fare quello che abbiamo sempre fatto. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Era anomalo il silenzio verso gli organi di informazione. Non è nulla di trascendentale parlare col tecnico alla vigilia di una partita. Francesco, non so se tu la pensi diversamente, se sei sulla stessa lunghezza d'onda. No, assolutamente condivido, però capisco anche chi è lontano da Nocera e magari può attraverso una conferenza stampa, un'intervista, riallacciare anche se solo virtualmente per qualche minuto il rapporto con la città e con la squadra che ama. Quindi capisco bene la domanda di Salvatore, però in realtà Mister Nappi comunque ha espresso anche in questi 3 mesi ogni vigilia il suo pensiero tramite il canale ufficiale della società, quindi alla fine è stato un ritornare in sala stampa con dei protagonisti rossoneri.
niente di particolare, perché in effetti, come dicevi bene tu Valerio, prima della partita, bene o male, le domande sono quasi sempre le stesse, le risposte sono quasi sempre le stesse, per non dire scontate, ma va bene così. Sicuramente avremo modo di sentire i protagonisti, che sono sicuramente i tesserati, ma come ho detto in precedenza ci sarà modo di sentire anche la dirigenza, che sarà importante e fondamentale per il prosieguo di questo campionato e anche per quello che sarà il successivo. Quello successivo. Proseguiamo con Alfonso Mancuso, un saluto da Pisa, ragazzi, un abbraccio forte. Natalia Rea, grande nello marmo. Giuseppe Gaito, andate ad intervistare il sindaco e a chiedergli ma i lavori allo stadio, cioè, ha in programma di farli oppure no? Forza Nocerina sempre. Ecco, io l'ho già detto in varie trasmissioni, ogni volta che veniamo stimolati sull'argomento abbiamo fatto richiesta al sindaco, all'ufficio stampa del sindaco, di avere un'intervista al riguardo. Per il momento preferiscono, finché non hanno probabilmente, non dico le idee chiare, ma insomma non sono sicuri di dare un'informazione corretta alla città, preferiscono non parlare. Noi saremo col fiato sul collo, nel senso che chiederemo in continuo al sindaco, alla collega Maria Rosaria Petti, che ne cura insomma l'ufficio stampa, quando sarà il momento. Il sindaco, che è un tifoso della Nocerina, di sicuro non si tirerà indietro assolutamente. Proseguiamo con Pietro Milite. Il mister della Cavese ha dichiarato a fine derby che è stata una partita sporca, ma credo che la partita sporca è stata quella contro l'Ardea. Comunque deve ringraziare la bravura del tecnico precedente per i punti conquistati, mentre noi dobbiamo ringraziare il mister Esposito per il campionato buttato. Proseguiamo salutando Marco Stile e Antonio Roscigno ci chiede: cosa ne pensate che l'anno prossimo gli under saranno 3 e non più 4? Ecco, questa è la tecnica. Anche se non è detto che non puoi avere degli under adeguati, per esempio faccio l'esempio di Fantoni, Venturini, lo stesso Grassa, una volta che è stato impiegato nel ruolo suo naturale. Però puntare e scommettere su 9 in più rispetto a un under è sempre un'arma in più per la squadra. Io penso che saranno 200 circa gli under in meno a domenica, obbligatorio a scendere in campo, quindi sarà molto più costoso far giocare i ragazzi in Serie D per le famiglie, perché purtroppo questa regola degli under ha solo creato un mercimonio alle spalle dei ragazzi a danno delle famiglie. Quindi fin quando la FIGC vorrà, diciamo, contribuire a questo mercato, sono scelte loro. Io credo che non cambierà nulla nell'economia dello sport italiano, anzi continuerà a far stare questa vicenda abbastanza assurda, con tanti giocatori che si affacciano nel massimo campionato dilettantistico solo quando sono under, poi vengono buttati via appena finisce questo status, perché purtroppo non è, la possiamo dire in napoletano, non è cosa da loro. Proseguiamo con i commenti. Luigi sta scrive: buonasera, spero che si sia definitivamente chiusa la stagione dei veleni, isterie e degli addii polemici, che d'ora in poi ci sia solo unità, entusiasmo e compattezza con la società più dialogante. Edoardo Maturo: io ci credo ancora, forza Nocerina. Antonio Esposito: un saluto da Monza, forza Nocerina. Gisi Cambarau scrive: saluti dalla Sardegna, forza Nocerina. Invece Antonio Capaldo scrive: comunque, indipendentemente da ripescaggio o no, comunque si deve aggiustare lo stadio. E poi scrive: cosa ne pensate delle dichiarazioni dell'ex Righi? Preferiamo mantenere il silenzio stampa, come ha fatto la Nocerina fino ad ora. Ci silenziamo anche noi, Righi è una parentesi che fa parte del passato. Il silenzio società. La società, il silenzio stampa, e noi facciamo il silenzio società nei confronti della stampa. Quindi, ok. Si è capito. Insomma, che stavo concludendo, è Emanuele Righi fa parte del passato della Nocerina.
ha avuto possibilità di dire la sua in maniera chiara, in maniera contestata, con un pizzico di rabbia da parte del sottoscritto per vabbè, ma sono cose che abbiamo già detto e che non vogliamo analizzare, per cui adesso quello è il passato, noi guardiamo al presente e guardiamo al futuro. Andiamo a guardare per la verità un po' al passato, ma sempre per quel che riguarda il campo, perché abbiamo visto la griglia dei risultati, come diciamo sempre, come dice sempre Francesco, quello che più ci interessa è quello scritto in rosso, che quindi è il risultato della Nocerina, anzi Nocerina 2-2, terzo pareggio consecutivo per la compagine di Nappi. È stato forse un pareggio diverso rispetto ai 2-0-0 contro la Boreale e contro la Cavese. Giuseppe, tu hai, come quasi tutti i tifosi molossi, sofferto da casa, che sensazioni hai avuto? Guarda, le stesse sensazioni che ho avuto nelle ultime due partite, che ci sono stati questi tre pareggi consecutivi, e spero che si possa invertire la rotta già da domani. Ho visto magari anche un calo fisico da parte dei calciatori, sicuramente ci sono calciatori che stanno giocando 90 minuti tutte le partite, quindi ci sta. Io non potevamo pretendere che si vincessero tutte le partite, però abbiamo comunque preso in queste tre partite tre punti che continuano a farci sperare, come ho detto già prima, per l'obiettivo poi finale. Ecco Emilio, a proposito di calo fisico, tra quelli più accusati c'è Cardella, che tra l'altro conferma la maledizione dagli 11 metri della Nocerina, tre rigori, tre errori. Per fortuna Cardella le due ribattute le ha infilate, a differenza di chi aveva calciato il primo rigore assegnato in stagione. Secondo te a cosa è dovuto questo momento di poca lucidità e di poca brillantezza da parte del centravanti? Perché qualcuno dice non ha alternative, gioca sempre, però tutti in Serie D giocano una sola volta a settimana, i calciatori importanti delle squadre che lottano per vincere difficilmente riposano, per cui forse è cambiato il modo di giocare, forse l'assistenza che arriva a Cardella è diversa rispetto a quella che arrivava nelle prime sette partite, o se pensi possa esserci qualche altra cosa. Valerio, io credo che la partita di ieri abbia evidenziato un dato importante, ossia che la squadra, i calciatori non siano stati cattivi nel finalizzare le occasioni create, quindi in primis anche Cardella. Credo che il suo possa essere un calo fisiologico che possa capitare nell'arco di un campionato. Ovviamente magari se in rosa avessimo avuto una punta di riserva, magari avrebbe potuto dare un po' di rifiato a Cardella. Purtroppo così non è, quindi sarà costretto, come dire, a giocare tutte le partite fino alla fine del campionato, però credo che sia un calo fisiologico e che in alcuni frangenti sia venuta meno la cattiveria, come è capitato anche ad altri calciatori. Dopo sentiremo le parole di Mister Nappi, certo non tutta la conferenza, ma un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina al termine della conferenza stampa. Il tecnico ha parlato di un passo indietro soltanto nei risultati, in questi tre pareggi consecutivi che sono arrivati, e non nella prestazione. Ha parlato di errori tecnici ed individuali in occasione di due gol concessi, soprattutto nel primo, quando poi ha fatto la lezione sul castello difensivo. Di fatto è mancato l'uomo che è andato a contendere palla all'avversario sul primo palo, e quindi la Nocerina ha subito gol. Però Nello, abbiamo notato un approccio un po' molle della Nocerina sia nel primo tempo che nel secondo tempo, e infatti soprattutto all'inizio del primo tempo è arrivato il gol e poi è arrivato il doppio miracolo di Fantoni. Nel secondo tempo Cardella ha avuto quella ghiotta opportunità, poi quasi la Nocerina si è impaurita per i 4-5 minuti successivi e ha regalato di fatto il secondo gol all'Anzio. È questo probabilmente l'errore da non ripetere in futuro.
L'atteggiamento iniziale è importante, Valerio, in una gara, specialmente quando giochi al cospetto di squadre che si trovano nei bassi fondi della classifica, perché sopperiscono la qualità con l'aggressività, e questo la Nocerina l'ha subito moltissimo. Da una parte si c'è messa la poca lucidità e un atteggiamento al di sotto di quello che la Nocerina può dare, e dall'altro si è messa la cattiveria agonistica della squadra avversaria, e alla fine ce ne siamo usciti con due pareggi. Ovviamente parlo di Boreale e Anzio, con l'unica differenza che con l'Anzio forse hai creato qualcosa in più rispetto alla trasferta di Boreale, però questo alla fine ti ha portato comunque a portare a casa un solo punto. Quindi bisogna cambiare atteggiamento, bisogna fare più attenzione quando difendi, e bisogna essere più lucidi sotto porta se effettivamente vogliamo conquistare una posizione migliore in classifica. Ripeto, saranno tutte delle lotte, anzi andremo ad affrontare squadre anche tecnicamente più forti rispetto a quello che abbiamo visto qualche domenica fa, mi riferisco allo stesso San Marzano di domani, la Romana giovedì, quindi veramente ci vuole tanta concentrazione, tanta attenzione sia in fase difensiva che soprattutto in fase di attacco. Al di là se gioca sempre Cardella, se gioca sempre Liuni, chiunque scende in campo deve dare il 101%. Arrivano tantissimi commenti sulla questione ripescaggio, perché è quella che adesso interessa di più ai tifosi, ma è inevitabile, innanzitutto perché molti scrivono la società non si è espressa al riguardo e siamo curiosi di capire la loro posizione, in tanti perché essendo svanito l'obiettivo primo posto per arrivare tra i professionisti resta soltanto la strada del ripescaggio. Tornando ad Anzio Nocerina, Francesco, abbiamo parlato del bicchiere mezzo vuoto, è chiaro va analizzato anche quello mezzo pieno, che è la reazione che la Nocerina ha avuto ai gol subiti, perché è andata per due volte sotto, è riuscita a pareggiare e soprattutto ha collezionato una serie importante di palle gol pulite, al netto poi degli episodi arbitrali dei quali abbiamo già parlato, sui quali magari non ci soffermiamo. Non è riuscita purtroppo a fare un gol in più dell'avversario e portare a casa tre punti che sarebbero stati importanti, credo, per il morale dopo il pareggio con la Cavese. Ma sicuramente i tre punti al di là del morale sarebbero serviti innanzitutto per la classifica, significava trovarsi nuovamente al secondo posto da soli, accorciare anche rispetto al primo, ma questo conta relativamente. Io credo che più che l'atteggiamento nelle ultime tre gare quello da cambiare è il risultato, perché poi alla fine con la Cavese hai meritato ampiamente di vincere la partita, col Boreale il secondo tempo hai dimostrato 1 alla squadra laziale. Il regalo vero e proprio l'ha fatto l'arbitro, perché praticamente si è inventato un calcio di rigore di sana pianta e poi non se l'è sentita allo scadere di fischiare il terzo calcio di rigore di giornata. Quindi probabilmente, ripeto, al di là dell'atteggiamento è mancato il risultato, ma per situazioni che sicuramente per responsabilità della Nocerina, perché bisogna essere anche più forti di eventuali errori arbitrali, perché il primo gol la Nocerina ha regalato su palla inattiva è stato veramente imbarazzante, una difesa ferma ha permesso a un giocatore di nome Boatti di alzarsi in aria e realizzare il gol. Praticamente un difensore che forse non è mai andato in rete, o probabilmente poche volte, si è bevuto alla difesa rossonera, che non prendeva gol da 6 giornate. Quindi su questo dobbiamo fare attenzione, più che lamentarci dobbiamo essere attenti anche nella fase di non possesso. Una palla inattiva, pallone dopo 4 minuti, il primo calcio d'angolo, realizzano il gol i locali. Quindi
ripeto, l'atteggiamento, tutto quello che vogliamo, sono parole che le lasciamo al tecnico, sono parole che si dicono, sono parole che fanno parte del gioco. A noi interessano i risultati, poi che l'atteggiamento sia ostile sia, o sia qualsiasi esso sia, l'importante è portare a casa i 3 punti. Alessia, volevo coinvolgere anche te nella discussione, perché tu nel tuo solito borsino migliore e peggiore hai indicato come migliore in campo Dorato, che effettivamente si è rivelata una piacevole sorpresa. Dopo essere stato lanciato nella mischia contro la Cavese, perché di fatto è l'unico 2005, Mister Nappi col recupero di Crasta è andato avanti sulla linea dei due 2005 titolari e ha lanciato di nuovo Dorato titolare sulla corsia di destra, e credo sia stata un'altra buona prestazione che tu hai giustamente sottolineato nel tuo articolo. Sì, l'avevo messo tra i migliori anche domenica scorsa contro la Cavese. Diciamo che è riuscito a mettere da parte l'emozione, perché comunque giocare la prima da titolare contro la Cavese a casa, diciamo che è comunque, diciamo, emozionante, ecco. Quindi è stato bravo anche in questo, non solo con la tecnica, non solo con la voglia e tutto quanto, è riuscito anche a mettere appunto da parte l'emozione, riuscire a dare la grinta necessaria per poter, diciamo, permettere, anzi non permettere a nessuno di poter passare dietro, ecco. Perfetto, noi archiviamo definitivamente la questione legata ad Anzio Nocerina. Ringraziamo i nostri sponsor, Ottica Apicella, Hotel San Giorgio, Bar Estasi, Enjoy Caffè, e ringraziamo anche Futuranza, che questa sera ci ospita all'interno dei suoi locali. Leggevo qualche commento all'inizio a proposito dei colori che sono alle nostre spalle. È vero, manca il rosso nero, però non potevamo certamente stravolgere l'arredamento del ottimo ed elegante locale del buon Vincenzo. Andiamo avanti un po' a leggere commenti, perché vedo che ne stanno arrivando tanti, soprattutto che riguardano varie tematiche. C'era una domanda interessante che Pasquale Pepe voleva girare a Francesco Cuomo, quindi se la recuperiamo diamo possibilità a Francesco di rispondere. Sì, allora chiede: Ciccio, come mai vengono accolti tutti i ricorsi delle altre squadre come l'Angri, che mi fa piacere per loro che gli hanno tolto la squalifica, e dopo gli incidenti in Siracusa Licata con 3 punti di penalità e porte chiuse al Siracusa, oggi hanno sospeso la condanna, solo a noi non tolgono e non sospendono mai niente. Non abbiamo santi in paradiso, la società si deve attrezzare bene il prossimo anno, altrimenti rimaniamo in D per anni ancora. Forza Molossi! Sì, la sospensione della condanna non significa che la stessa sia stata tolta. Evidentemente hanno chiesto un approfondimento, perché la sanzione è anche abbastanza importante, e quindi da qui a qualche settimana ci sarà un eventuale nuovo giudizio o conferma di quello che era il giudizio precedente. Per quanto riguarda l'Angri, è un episodio anche abbastanza singolare che in Serie D venga chiuso un settore, per come era scritto nel comunicato, riservato ai sostenitori locali, visto che il comunale di Angri, il Novi, ha solo il settore locali più una piccola tribunetta per gli ospiti, hanno praticamente chiuso lo stadio in maniera relativa. Non avevano precedenti, quindi non era stata mai sanzionata la società dell'Angri in questo campionato, e quindi hanno fatto ricorso ed è stato accettato. Il nostro ricorso probabilmente, anzi sicuramente, non è stato accettato, è stato respinto, perché c'era la recidiva, visto gli episodi che già c'erano stati anche negli anni precedenti, ma c'era anche la diffida di quest'anno per quanto riguarda la gara giocata a Genzano, e quindi purtroppo non c'è stata la possibilità di ribaltare il verdetto. Non è stato però detto dalla società, magari non è cambiato nulla, se il verdetto abbia comportato quantomeno la diminuzione della sanzione disciplinare economica.
una cosa che a noi interessa relativamente, però magari la società poteva recuperare almeno su quello il mancato incasso. Ovviamente la cosa che premeva di più alla società, ai tifosi, alla squadra tutta, è quella di giocare il derby con il San Marzano, con la presenza del pubblico. Peccato, anche perché era il primo derby ufficiale che vedeva al San Francesco la squadra del comune di San Marzano, quindi a noi vicino. Non essendoci nessun precedente, sarebbe stata una bella giornata di sport. Peccato due volte, sia per il mancato sostegno alla squadra rossonera, sia per il mancato apporto economico e magari per lo spettacolo che potevano offrire anche i tifosi di entrambe le tifoserie, che si incontravano in maniera cordiale, immagino, al San Francesco per la prima volta. Completando con Ciccio, c'è il buon Matteo Manzo che ti propone sindaco, che potrebbe essere, diciamo, la soluzione a molti problemi. Ma assolutamente no, non ci penso nemmeno. Io ho già perso i capelli per ragioni varie, la testa non la voglio perdere. Proseguiamo con i commenti, con Vincenzo Guarino che ci chiede: domani che gara sarà senza pubblico? Ecco, io a questa domanda farei rispondere ai due tifosi. Nel frattempo c'era anche il buon, credo, Maurizio Senisi che ci chiedeva della diretta. Allora, premesso che c'è la radiocronaca, Maurizio Senisi, esatto, che c'è la radiocronaca di Carmine Apicelle e di Francesco Belsito disponibile sul canale YouTube di forzanocerina.it, però io questa sera spenderei una parolina per la diretta organizzata dalla Nocerina, perché lo diceva un attimo fa Francesco, il danno economico di una partita a porte chiuse è importante. Sappiamo che i tifosi hanno voglia di seguire, di non perdersi neppure un minuto delle gesta dei propri beniamini, per cui sui canali ufficiali della Nocerina, pagina Facebook, pagina Instagram, sito, è disponibile il link dove poter acquistare al costo di 10 euro la partita tra Nocerina e San Marzano. Quindi tifosi nocerini, tifosi marzanesi che purtroppo non avete possibilità di accedere allo stadio San Francesco, è disponibile il link sui canali ufficiali rossoneri per poter seguire la partita in diretta. Per chi non volesse, non perdetevi assolutamente Carmine Apicella e Francesco Belsito, che dalle 14:40 circa domani vi racconteranno Nocerina San Marzano. Ma passo la palla e la parola agli amici tifosi Emilio e Giuseppe, che spiegheranno che sensazioni secondo loro respireranno i 25 protagonisti in campo, compresa la terna arbitrale, senza lo spettacolo del pubblico sulle gradinate. Valerio, io credo che disputare un derby senza tifosi rende il derby alquanto triste e perde anche di prestigio. È veramente un peccato, perché sarebbe potuta essere una bella giornata di sport. Sono convinto che da San Marzano comunque sarebbe arrivato un gruppo nutrito di tifosi, però purtroppo queste sono le decisioni e noi dovremo seguire la partita da casa. Speriamo che questo non vada ad influire in maniera negativa sui calciatori e che la squadra riesca a portare a casa i 3 punti. Sì, la penso come l'amico seduto qui al mio fianco, e lo spettacolo cieco. Perdiamo un po' tutti quando accadono purtroppo queste cose. Il calcio è uno spettacolo, spero che non capiti più. E anche perché sarà difficile anche per i calciatori in campo, che non avranno la spinta dei tifosi, e noi saremo costretti a guardarla per televisione grazie ai canali della Nocerina. E nulla, spero che questo non accada più per il proseguo del campionato e per gli altri campionati che verranno. Sì, io mi volevo allacciare a quello che diceva Valerio, per i 25 protagonisti. Probabilmente per gli arbitri sarà la normalità, perché trovarsi a cospetto la domenica di 50-60 persone è quello che capita nella maggior parte
dei campi di Serie D, ovviamente non in quelli infuocati magari dei gironi meridionali, quindi per loro sarà normale, come potrebbe essere normale anche per qualche giocatore, non me ne voglia, del San Marzano, anche se hanno giocatori che hanno giocato e calcato campi importanti, ma come ambiente anche lì a San Marzano, che gioca purtroppo sul neutro di Palma Campania, non è che ci siano queste migliaia di presenze domenicali, quindi per loro sarà anche normale. Magari sarà un po' differente per i giocatori della Nocerina, ma non questo cambia relativamente, perché tanti giocatori non abituati a giocare su palcoscenici importanti, quando si sono affacciati su questi, non hanno sfigurato decisamente. Quindi volevo anche rispondere a Pasquale Pepe: la diffida è stata praticamente annullata dalla squalifica del campo. Quindi questo significa che la prossima domenica contro il Cassino puoi buttare le bottiglie in campo. Lo diciamo col sorriso, ovviamente, perché abbiamo letto di tanti commenti disgustati da parte dei tifosi a proposito di queste bottigliette che sono arrivate in campo. A proposito di squalifiche e diffide, Cardella è alla terza ammonizione, perché ogni giallo che becca il nostro centravanti qualcuno pensa che possa essere squalificato per la prossima. È alla terza ammonizione, quindi speriamo non ne prenda più, però è alla terza ammonizione. Avete aperto l'argomento, mi ci sono lanciato. Prima di proiettarci definitivamente su Nocerina San Marzano, attraverso le parole di Mister Nappi, attraverso i commenti che arrivavano e che sono già arrivati, lasciamo i saluti della figlia di Piero Colucci e Francesco Cuomo nel frattempo. Come avete visto nelle puntate precedenti, il nostro Carlo D'Agosto si è fatto quattro passi per il centro di Nocera per chiedere a tutti i tifosi, o meglio a quelli che intercettava, impressioni sul miglior portiere, sul miglior difensore, sul miglior centrocampista, sul miglior attaccante, sul miglior allenatore e sul miglior calciatore in generale della Nocerina. Abbiamo assistito già alle prime due puntate, che sono state anche riportate sui nostri canali social. Ora sentiamo il pensiero della gente, dei tifosi intervistati, sul miglior centrocampista della storia della Nocerina. Centrocampista. Palla. È Palla. Capitano. Centrocampista. Pallanc. Ora Andrea Palla. Andrea Palla. C'è Pallanc, perché ho sentito dire prima Pallanc era molto centrale. Centrocampista. Sono affezionato ad Andrea Pallanc. Massimo Campo. Centrocampista. Conti. Centrocampista. De Liguori. Basanisi, i tempi belli. Sì, centrocampista preferito. Ciccio! Cittadella. Cittadella! Bolzan. Pallanc. Come abbiamo detto tutti, è inutile chiedere. Andrea Pallanc. Beh, diciamo che qui la scelta non era troppo ampia. Invitiamo, come sempre, tutti i tifosi ad interagire e a commentare con noi, perché poi le risposte magari arriveranno anche in base, come dico sempre, arriveranno in base ai periodi che si sono vissuti al seguito della Nocerina. Domenica, perché domani è giorno di partita, questo breve video verrà condiviso sui nostri, e ringraziamo Carlo D'Agosto per averlo realizzato, verrà condiviso sui nostri canali social. Apriremo una sorta di sondaggio per farvi divertire e commentare a proposito del miglior centrocampista. Ovviamente la domanda la giro anche agli amici che sono qui in studio, e la giro agli amici che ci seguono da casa. Iniziamo da Nello Marmo, che non parla da un po'. Nello, miglior centrocampista secondo te della storia della Nocerina? Stavo dicendo con Ciccio, non avevo dubbi su Andrea Pallanc, perché comunque il buon Andrea, il nostro capitano, ha lasciato comunque un bel ricordo a Nocera, ma al di là della qualità e tecnica di cui era dotato anche per l'attaccamento alla maglia. Qualcuno si è ricordato anche di Conti ai tempi di De Neri, no, era un altro tipo di calcio, un'altra Nocerina.
ed era un grandissimo giocatore. Io ricordo anche un gol, forse Ciccio mi può aiutare, in quale partita, dove ci furono quattro passaggi tutti a volo, tra cui uno proprio di Conti, e poi la Nocerina mise il pallone in rete e vincemmo grazie a questa azione. Un'azione che vederla in Serie C veramente era difficilissima. Lloris, forse non proprio negli ultimi tempi che ha indossato la maglia della Nocerina, ma il primo anno a Nocera è stato anche lui un grandissimo centrocampista. Ci metterei anche Alessandro Bruno nel campionato vinto con in Serie C, che ci ha portato in Serie B, quindi dice, alla fine possiamo dire non sono mancati centrocampisti dalle ottime qualità con la maglia della Nocerina. Lunedì al Tatano ci siamo divertiti sul miglior 10 e sono usciti nomi anche un po' sorprendenti, come del resto qualche nome sorprendente è uscito anche da questo breve video. Giuseppe, il tuo miglior centrocampista? Diciamo che, anche se non sembra, io sono abbastanza giovane, quindi tutti questi centrocampisti che avete citato li conosco solamente perché me li hanno raccontati. Per me c'è Alessandro Bruno, c'è Ciccio Corapi e De Liguori, che sono stati per me i migliori centrocampisti che ho avuto la fortuna di vedere. Alessio, vediamo da casa cosa scrivono gli amici tifosi, poi vorrei sentire anche il tuo pensiero. Sì, Salvatore Battipaglia scrive Andrea Pallank. Proseguiamo poi con gli altri, tempo che carica. Anche Edoardo Fiumara scrive Chiancone, Pasquale Pepe invece scrive Pallank, unico capitano, il migliore. Rosario Vitolo, scusami, non l'hai visto, ha fatto un nome diverso, quindi mi permetto di interromperti. Ciccio Corapi, altro protagonista degli anni recenti della Nocerina. Poi Davide De Brisco, Pallank ovviamente, ma degli Ulis ve lo ricordate? Un pitbull con un tiro da fuori area impressionante. Lorenzo Refice, Andrea Pallank per affetto, ma Gigi Di Giamo, giusto? Sì. E Francesco Conti sono stati due centrali che difficilmente vedremo in futuro. Emilio, il tuo? Valerio, potremmo fare diversi nomi, però io mi sentirei di fare il nome di Corapi, che a me ha impressionato molto. Non sarà ovviamente il miglior centrocampista della storia, però ritengo sia stato un gran bel centrocampista che a me è piaciuto veramente tanto. Un giocatore molto forte tecnicamente. Francesco, concludiamo con te e ti chiedo, oltre a dire qual è secondo te il centrocampista più forte della storia della Nocerina, dove collochi in questa classifica Marcello Esposito? Non per dire, lo ritroveremo domani da avversario come vice allenatore del San Marzano. Ma io non lo colloco a Marcello Esposito, quindi per quanto riguarda, sai che a me non piace parlare dei singoli, ovviamente Andrea Pallank non è stato il miglior centrocampista, probabilmente è stato il miglior uomo che ha avuto la Nocerina negli ultimi 40 anni. Al di là di questo, voglio far sorridere Lorenzo Refice, direi Trudaiu. Maurizio Senisi, Chiancone, per noi che abbiamo visto anche la vittoria del 78, diciamo che su Chiancone Battaglia potrebbe sorgere il dubbio del ruolo, perché magari qualcuno potrebbe considerarli attaccanti, 10 per la verità, infatti Chiancone è stato, credo, scelto e considerato tra i 10, però chi lo considera centrocampista, io ho potuto seguire che sia da considerare uno dei migliori. Rosario Vitolo ci ricorda anche di Benedetto Mangiapane, un altro trequartista. Diciamo che in un momento in cui mancano nel calcio italiano i 10, stanno emergendo tanti calciatori che hanno fatto la fortuna della Nocerina proprio in quella posizione. Tuffiamoci direttamente in Nocerina San Marzano, definitivamente per meglio dire, in Nocerina San Marzano, e ovviamente partiamo dall'intervista che questa mattina il nostro Francesco Ponticelli ha realizzato con Mr. Nappi al termine della conferenza stampa.
Bentornato innanzitutto. Grazie. Parliamo un po' della scorsa. Bentornato perché sono andato via. Con noi della stampa. Sto scherzando. Sì, sì, lo so. Ovviamente parliamo un po' della partita di domenica scorsa, un po' della partita dove ci andiamo a proiettare. Domenica scorsa Lazio ha fatto la sua partita. Il mister l'aveva detto, mister Guida aveva detto giocheremo la nostra partita. Vi hanno messi un po' in difficoltà calcisticamente parlando, però la nocina ha retto cotta. Forse è mancato, al di là dell'errore arbitrale, forse è mancato quel pit in più alla fine su alcune occasioni. Lei dal campo come l'ha vista? Vabbè, ho visto un ansio combattente, perché? Perché è una squadra che si deve salvare, ha bisogno di punti di salvezza e noi siamo partiti, come ho già detto prima, un pochettino così, un po', non lo so, non saprei manco darmi una giustificazione, però a volte può succedere, entrare, avere un po' l'atteggiamento un po' di perplessità, di paura, non riesco neanche io a capire cosa sia successo, però poi abbiamo ripreso una partita che poteva diventare difficile e Fantoni ha fatto una grandissima parata sull'1-0 e poi abbiamo preso in mano anche il pallino del gioco e loro erano aggressivi e avevano la facilità di un campo molto stretto e dove coprire gli spazi era più facile e ci hanno messo un pochettino in difficoltà, poi però abbiamo pareggiato la partita, siamo andati sotto, abbiamo avuto la reazione, abbiamo avuto anche occasione per vincere la partita e questo è una cosa che mi dà molta, molta carica e molta fiducia, perché siamo una squadra viva. Mister, non sappiamo ancora l'esito del ricorso, probabilmente sarà la partita a porte chiuse, come caricherà i ragazzi, quali parole utilizzerà? Siamo passati dai 5.333 persone, spettatori, a purtroppo zero di domani, quali parole utilizzerà per caricare la squadra in vista della partita di domani? Vabbè, ragazzi, lo sappiamo tutti che i ragazzi della curva ci danno una grande curva, ma tutto lo stadio, poi si parla sempre dei ragazzi della curva, ma anche distinti, anche la tribuna, ci daranno sostegno anche se non ci sono, io mi auguro che possa succedere il miracolo oggi, però io dico che non c'è bisogno, noi abbiamo un obiettivo e caricarsi penso che venga automatico, io sicuramente farò la mia parte, però sono i ragazzi che devono trovare quello stimolo, anche se non c'è gente, di poter vincere questa partita, perché per noi partire contro le squadre è sempre l'obiettivo, è sempre quello della vittoria, perciò per fare la vittoria deve avere grande carattere, grande pazienza e cercare di sfruttare al massimo tutte le occasioni che ci possono, si possono creare e che ci possono far creare loro. Mister, Samarzano viene da un momento in cui ha sfiorato l'abisso dei playoff, mister Zironella, ai colleghi ha detto appunto verrà affamato, che nocerina troverà però il Samarzano? Se loro sono affamati, noi siamo ancora più affamati di loro, perché noi abbiamo un obiettivo importante, ci siamo già nell'obiettivo, ma dobbiamo prendere l'obiettivo massimo e affronteremo questa gara come se fosse la finale di Champions League e come saranno tutte e sette le finali. È normale, poi sta a noi portare dentro la collaborazione di tutta la squadra, di chi sta in campo e di chi sta fuori, perché quando i ragazzi che entrano dentro diventano determinanti, perciò noi affronteremo questa partita come abbiamo sempre fatto, dare il massimo fino alla fine. Quello che piace alla gente è la grinta, l'atteggiamento positivo, perciò noi dobbiamo fare solo questo. Mister, in vista della partita infrasettimanale di settimana prossima, lei farà delle scelte domani in vista anche del prossimo turno? Farò delle scelte anche per le condizioni fisiche di alcuni e poi, come ho detto prima, ci penserò già da domenica o da sabato sera alla Romana. Prima testa al San Marzano, entreranno in campo quelli che stanno bene e quelli che stanno fuori dovranno sicuramente dare il loro contributo come d'altronde hanno sempre fatto. Entreranno in campo quelli che stanno bene? Alessia, andiamo a vedere. Quelli che stanno bene, cioè i 24 calciatori che mister Nappi ha scelto per la partita di domani. Sì, allora, portieri Fantoni, Pellegrino Luigi e Venturini, difensori Crasta, Dorato, Esposito, Garofalo, torna Lomasto e torna anche Mariano, Mazzei, Petti e Pinna. Centrocampisti Carotenuto, Citarella, torna Giacinti, Maimone, Rossi, Turinetti e Vecchione. Infine gli attaccanti, i soliti, Cardella, Gaetani, Guida, Liurni e Maccari. Mancano lo squalificato Gadaleta che sconta il quarto e ultimo turno appunto che gli è stato combinato dal giudice sportivo e gli infortunati di medio e lungo corso, Manzo e Picchi.
Giuseppe, ripartiamo dalle parole di Mister Nappi. Sette finali, domani giocheremo come una finale di Champions League. Che Nocerina ti aspetti e che Nocerina vorresti guardare dagli schermi di casa tua o dal tuo cellulare, insomma? Valerio, mi aspetto una Nocerina rimbante, una Nocerina che sotto porta possa finalizzare quanti più gol è possibile. Spero che il mister riproponga il centrocampo più tecnico con Vecchione, Citarella e Carotenuto al posto del centrocampo con Tuninetti, Maimone e Carotenuto. Penso che sia più adatto alla partita di domani. E nulla, spero di festeggiare poi al fine partita con i giocatori fuori lo stadio, come ho visto anche in altre piazze. È capitato anche a noi, per la verità, nell'ultimo derby giocato a porte chiuse, o meglio, in quel caso non era porte chiuse, ma fu una scelta precisa del tifo organizzato rossonero di non entrare. Parlo del Nocerina Cavese dell'anno scorso. Si vinse per 2-1 e poi si andò a fare festa all'esterno dello stadio per quella vittoria, ovviamente, anche perché si avvicinava il Natale in quell'occasione e quindi era opportuno riunirsi e ritrovarsi insieme. Nello, le scelte di formazione sono al centro di tanti commenti che sono arrivati e che tra un attimo Alessia ci leggerà. Il centrocampo, ti aspetti di nuovo la scelta over, soprattutto in considerazione del fatto che all'andata la Nocerina soffrì proprio in quella zona del campo, anche se domani Di Gennaro mancherà, o credi che si possa virare su magari sul ritorno di Citarella e su un attaccante esperto in più? Allora, al di là che mi aspetto una Nocerina affamata di vittoria, poi per quanto riguarda la scelta degli uomini da schierare a centrocampo, non mi dispiacerebbe rivedere quello visto nelle ultime gare, perché hanno giocato bene, hanno dato grinta, hanno dato soprattutto velocità alla manovra della Nocerina, quindi molto propositivo, quindi non mi dispiacerebbe se verrebbe riproposto. Poi Nappi sa chi è più nella condizione migliore di scendere in campo, poi a secondo anche del under che vuole schierare, perché poi questo, come sappiamo, cambia un po' tutte le altre scelte. Però a me non dispiacerebbe rivedere lo stesso centrocampo di qualche domenica fa. Emilio, nell'ultima tua apparizione qui a Forza Nocerina hai parlato di Rossi esterno d'attacco. Saresti stato curioso di vedere Rossi in quella che tu ritenevi la sua posizione ideale. Mister Nappi in qualche modo ti ha ascoltato, perché nelle ultime due abbiamo visto questo interessante ragazzo classe 2004 giocare proprio da esterno, sia a destra che a sinistra nel 4-3-3, anche nel 4-2-3-1 quando a partita in corso è stato messo in campo tutto il potenziale offensivo. Che impressione ti ha dato Rossi in questa posizione? Allora Valerio, come già ben sai, è da parecchio che io battaglio su questo punto. Se andiamo ad analizzare le prestazioni, ovviamente contro la Cavese la prestazione di Rossi è stata alquanto deludente, però c'è anche da capire che comunque un ragazzo giovane affrontare un derby davanti a 6.000 spettatori potrebbe risultare difficile. La partita contro Lazio è stata anche, diciamo, una partita sottotono, ha sbagliato un gol clamoroso nel primo tempo, però si è fatto perdonare alla grande con il gol messo a segno nel secondo tempo. Quindi se andiamo a fare un bilancio dal punto di vista dei numeri, in due partite in cui ha giocato titolare nei tre davanti ha portato al referto un gol, quindi credo che il bilancio sia alquanto positivo e sono fermamente convinto che possa migliorare anche nelle prestazioni. Quindi io sarei dell'idea di continuare su questa linea qui, anche perché, torno a ripetere, non ho molta stima nei confronti di Guida. Diciamo che su questo argomento i tifosi sono, non dico spaccati, però ognuno giustamente ha la sua opinione, la sta esprimendo, tra un attimo l'andremo a leggere. Mi preme salutare Gabriel Battipaglia, che è stato nostro ospite la scorsa puntata, ci dice: buonasera, stasera nessun tentativo di irruzione, stasera è puntata tranquilla, caro Gabriel, sei capitato male,
o bene, perché poi dipende da cosa piace, insomma, cosa piace assistere la scorsa settimana. Alessia, però andiamo a recuperare qualche commento vecchio che noi non avevamo assolutamente censurato, ma che ci eravamo semplicemente conservati per questa parte della trasmissione. Sì, iniziamo con quello di Pietro Milite. Non tocca a noi parlare di certi argomenti, ma cosa ne pensate se si presenta una squadra 4-2-3-1? Fantoni, Mariano, Crasta, Mazzei, Pinna, Carotenuto, Zuninetti, Vecchione, Citarella, Cardella e Liurni. Ho scritto maiuscolo Citarella perché a mio avviso ha visione di gioco nel costruire e mandare in rete gli attaccanti, magari giocando dietro le punte. È solo una mia visione, senza nulla togliere a Nappi, magari provando un tempo. Allora, io faccio i complimenti a Pietro perché ha scritto il modulo come andrebbe scritto. Noi giornalisti ci dimentichiamo del portiere, ma non è da tutti scrivere 1-4-3-2-1. I tecnici e gli allenatori che ci seguono avranno certamente apprezzato questa chicca. E poi giro questa domanda a Francesco. Lui non ama mettersi nei panni di Nappi, però Pietro ha, oltre che di uomini, ha parlato di concetti e quindi credo sia giusto e doveroso rispondere. Sì, Pietro viene a fare l'allenatore, vediamo un attimo che ti devo dire. Noi abbiamo Marco Nappi, vuole giocare con il 4-3-3, va bene così. Hai fatto una premessa, ognuno fa il suo ruolo, noi facciamo i tifosi, ogni tanto usciamo in video per fingere di fare i giornalisti. Le tattiche, a fare tattiche, schieramenti di uomini, ci sono fior fior di allenatori ben pagati in Italia, qualcuno bravo, qualcuno meno bravo, qualcuno con l'accompagnamento, qualcuno senza. Onestamente non sono panni che mi vada. Valerio ovviamente ha cercato di far rispondere me, sapeva che io non avrei risposto, ma non per mancare di rispetto a te, perché è un argomento che non mi interessa proprio, a dire la verità. Tu a più posso parlare dell'arbitro perché l'ho fatto per 20 anni, ma non ho mai allenato squadre di calcio a 11. Nella formazione che dici tu, leggendola, c'è un Liurni che probabilmente non può essere schierato per la prossima partita, però ovviamente magari può essere un'idea da valutare. Però io penso una cosa, al di là di Marco Nappi, non me ne voglia, che gli allenatori sono pochi gli allenatori propensi a cambiare il modulo di gioco e adattarlo agli uomini. Molto spesso si vedono gli allenatori che si fanno prendere gli uomini per quel tipo di modulo che preferiscono. Quindi se fino ad oggi non ha fatto intendere mai di poter posizionare un giocatore dietro le punte, mo che sia Citarella o ne faccio un nome così a caso o che sia Guida, è una cosa che forse a lui non piace. Però è una tua opinione che va comunque rispettata. Onestamente non saprei cosa aggiungere, anche perché magari molto spesso siamo i primi noi pseudo giornalisti a criticare le scelte del tecnico senza sapere le reali condizioni dei calciatori, così come è successo per esempio a Sassari, che noi non eravamo a conoscenza dell'infortunio di Zuninetti, il quale è rimasto per l'intera partita in panchina, quando era evidente che probabilmente il suo inserimento poteva dare un importante lucidità al centrocampo e poteva risultare determinante. Poi il mister ci disse a partita terminata che purtroppo aveva avuto un problema, ovviamente stavano in Sardegna e non è che potevano sostituire Zuninetti all'ultimo momento. C'è da dire che magari sotto questo aspetto, se proprio vogliamo trovare un pelo nell'uovo, questo modo di gestire, probabilmente sotto questo aspetto la comunicazione da inizio stagione per quanto riguarda la situazione degli infortunati non è stata mai
pulita, però ovviamente questo non dipende da chi fa informazione, molto spesso dipende da come la pensano gli addetti ai lavori, quindi sia il tecnico sia lo staff che magari vogliono fare melina, vogliono fare, come dire, pretattica, e quindi non fanno sapere come, in che condizione sono i propri tesserati. Quindi probabilmente alcune volte le scelte vengono dettate anche da quello che si vede in settimana, anzi quasi sicuramente è sempre così. Per quanto riguarda quello che aveva detto Valerio, noi nella partita di andata abbiamo sofferto tantissimo il centrocampo del San Marzano, diceva benissimo prima Valerio, quindi io non escluderei per la terza partita consecutiva un rinforzo al centrocampo, anche se dobbiamo dirla tutta, mancherà l'uomo probabilmente migliore a centrocampo, che è Di Gennaro, che qualità e quantità a non finire, non lo inventa il sottoscritto ovviamente, un giocatore che ha disputato categorie importantissime nella sua carriera, e sicuramente non sottovaluterei al centrocampo l'ardore e la rabbia degli ex giocatori della Nocerina, che come al solito, uno in particolare, quando rivede la maglia rossonera non fa mai mancare la sua rabbia contro di noi. Uno in particolare che non hai nominato perché è tuo omonimo, secondo me è stato per motivi di interesse, no, scherzo a parte, sono quattro gli ex del San Marzano, lo ricordiamo, poi dopo andremo nel dettaglio a parlare della compagine avversaria, leggeremo dopo anche i convocati, ci sono Ivano Feola, c'è Alessio Ziello, c'è Emanuele Cuomo e c'è Francesco Uliano, quattro ex, credo che almeno la metà, almeno due saranno titolari e addirittura partiranno dal primo minuto al San Francesco, una mia idea per l'amor di Dio, non immagino le scelte di Nappi, figuriamoci quelle di Zironelli. Adesso andiamo a vedere gli altri commenti che arrivano sulla questione formazione e sulla questione tecnico-tattica. Sì, Carmine Tortora ci chiede, è stato chiesto all'allenatore se esistesse una variante tattica all'1-4-3-3, non nei numeri ma nell'idea di gioco e negli sviluppi, o se una squadra avversaria riesce ad imbrigirci non abbiamo soluzioni alternative, e non parlo di uomini o di sistema ma di idee. Ecco, qui rispondere non è facile perché chi ci parla è un tecnico, diciamo che mister Nappi, chiacchierando a microfoni spenti, mi ha detto che il 4-2-3-1, l'1-4-2-3-1, mi metto anch'io tra quelli che ci mettono l'uno davanti, è un sistema di gioco che a lui piace, però è chiaro, i due centrocampisti, ha sempre detto, devono essere due centrocampisti di qualità e di quantità, e soprattutto devono essere disposti al sacrificio e devono poter correre per 90 minuti o comunque per tutto il tempo in cui vengono impiegati. Evidentemente i principi, in questo momento i principi tattici di Nappi, abbinati ai calciatori in rosa, fanno virare almeno dall'inizio per un 4-3-3. Abbiamo sentito anche dal tecnico quei calciatori che non sono in condizione fisica perfetta, credo che si riferisse a due calciatori in particolare, uno a Mariano che rientra dall'infortunio, è stato fermo per tre partite è rientrato martedì in gruppo e non sappiamo in che condizioni è, l'altro è Lorenzo Liurni che non si è allenato martedì e mercoledì, giovedì ha ripreso a lavorare con i compagni, è possibile che anche in vista dell'impegno del turno prepasquale contro la Romana possa essere risparmiato e possano essere scelte altre soluzioni in attacco, che sia Rossi insieme a Cardella e uno tra Guida e Gaetani, che sia il tridente pesante con Citarella a centrocampo o con lo stesso Rossi a centrocampo. Sono queste le varianti e le variabili a disposizione di Nappi. Vediamo un attimo, Alessia, se ci sono altri tifosi che ci chiedono curiosità di formazione o se vogliamo andare avanti sul San Marzano. Pasquale Senatore scrive, spero che Nappi torni alla formazione di base con Mariano, Vecchione e Citarella e Guida dal primo minuto al posto di Rossi. Ed era la stessa sensazione che aveva espresso anche Matteo Manzo in un commento successivo. La miglior formazione doveva e dovrebbe essere quella delle sette super vittorie, sì. Non ci sono altri commenti al riguardo. Allora salutiamo Gennaro Nasti e focalizziamoci un attimo sul San Marzano. Andiamo a leggere l'elenco dei convocati del tecnico Zironelli. Allora vado io perché
abbiamo il la cecità. La cecità, sì, no, recupero io il file. Allora, i portieri sono Feola, Guttuso e Lucenti. I difensori sono Altobello, Musumeci, Musso, La Gamba, Chiariello, Rossi, Somma, Balzano e Bruno. I centrocampisti Uliano, Mancini, Cuomo, Favo, Muñoz, Ziello e Violante. Gli attaccanti Ferrari, Coli, Camara, Marotta, Allegretti, Bacio Terracino e Bevilacqua. Mancano i due portieri 2005, Cheveres e Pareico, che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Quindi certamente mister Zironelli dovrà inventarsi qualcosa per quanto riguarda il 2005. Credo, guardando semplicemente l'anno di nascita, che Violante a centrocampo potrebbe candidarsi per una maglia da titolare. Mancherà lo squalificato Do, spero di leggere bene, e mancheranno gli infortunati di lungo corso Di Gennaro e Tripicchio. Quindi che San Marzano si aspetta domani nello marmo al San Francesco? 3-4-3 il modulo di base di Zironelli. Valerio, io rispondo a questa domanda prendendo le parole del mister. Al di là che è sempre un derby, è una partita a sé, io mi aspetto comunque un San Marzano che venderà cara la pelle. Si affrontano due squadre comunque con ottimi giocatori, due squadre che erano date come possibili favorite alla vittoria finale, poi per vicissitudini diverse, diciamo, hanno dovuto abbandonare questo obiettivo. Ti ripeto, sarà sicuramente una partita bella con un San Marzano che non penso che si verrà a chiudere a Nocera rispetto a quanto fatto da un'altra squadra. A noi piace analizzare i numeri, a me particolarmente. San Marzano nelle ultime 4, 2 vittorie e 2 pareggi, nelle precedenti 6 invece aveva totalizzato 5 sconfitte e una vittoria. Per qualcuno sono freddi numeri, però Giuseppe, è chiaro che una squadra che si presenta al San Francesco, al cospetto della Nocerina, a mente libera, perché parliamoci chiaro, i playoff sono difficili da raggiungere e non credo che il San Marzano sia a rischio per la permanenza in categoria, credo che possa dare parecchio fastidio anche alla luce degli ottimi risultati conquistati nelle ultime giornate. Ma sì, Valerio, diciamo che il San Marzano è stata costruita una squadra di ben altre posizioni in classifica, poi purtroppo non va tutto come deve andare, quindi si è ritrovata nei bassi fondi, anche se nell'ultimo periodo si è risollevata un po'. Però guarda, io credo che, abituata a giocare in un campo stretto, domani possa avere delle difficoltà per le dimensioni del campo. Credo che questa potrebbe essere un'arma da parte della Nocerina. Per quanto riguarda i nomi che abbiamo detto prima del San Marzano, sono giocatori importanti, giocatori di categoria superiore, sicuramente non sarà facile. Spero che tutto possa andare per il verso giusto e nei primi 5 minuti del primo tempo e nei primi 5 minuti del secondo tempo non fare gli stessi errori che abbiamo fatto domenica scorsa. Edoardo Fiumara, che salutiamo, che ha seguito la gara d'andata dal campo, si preoccupa di Camara, che effettivamente ha fatto un po' ammattire la difesa rossonera nella partita di Palma Campania. Emilio, torniamo sugli ex, quale temi di più? Tolto Feola, che è portiere, quindi diciamo non va introdotto in questa lista, dei tre centrocampisti chi temi di più? E poi particolari intrecci di mercato: Ferrari, centravanti del San Marzano, in estate era stato spesso e volentieri accostato alla Nocerina. Valerio, dal punto di vista tecnico non c'è nessuno in particolare che mi possa far preoccupare. Magari dal punto di vista agonistico Uliano potrebbe giocare un pochettino con il dente avvelenato. Per quanto riguarda Ferrari, comunque parliamo di un attaccante di tutto rispetto, che l'anno scorso a Caserta ha realizzato un bel po' di gol, quindi sicuramente è un attaccante da tenere d'occhio, però non è l'unico, perché comunque c'è anche Camara, che all'andata ha fatto molto bene contro di noi, comunque c'è Bacio Terracino, che è stato acquistato a gennaio, quindi comunque parliamo di una squadra di tutto rispetto. L'importante è che domani l'approccio sia completamente diverso di quello avuto contro Lazio.
Francesco, a proposito di ex, non l'abbiamo nominato, c'è anche Maimone che ha fatto il percorso inverso nel mercato di dicembre, che nel derby con la Cavese è stato quello che è andato più vicino al gol e che magari domani potrebbe sbloccarsi in maglia rossonera, visto, ricordiamo, nella prima parte di campionato, pur giocando poco, aveva comunque trovato per due volte la via della rete col San Marzano. Sì, Maimone che ha fatto un'ottima partita contro la Cavese, al di là che è risultato forse quello più pungente, sia nell'intervento precedente che poi ha portato al calcio d'angolo dove è stata annullata la rete, e sia nel colpo di testa successivo, ma comunque era stato aveva disputato un'ottima partita dominando a centrocampo insieme a Toninetti, e quindi sarà secondo me per lui anche una partita particolare, perché con l'arrivo di Gironelli praticamente è stato messo ai margini della squadra e forse anche trattato non benissimo dalla stessa società, quindi magari avremo anche noi un giocatore con il dente avvelenato questa volta nei confronti del San Marzano. L'assenza di Tiripicchio mi fa ricordare un film famoso, magari qualcuno lo ricorderà, quando Piripicchio fu oggetto di disputa in un tribunale e poi il magistrato, il giudice di turno, decretò che Piripicchio era figlio di Uragano. Per chi ha questa memoria, parliamo di Febbre da cavallo con Adolfo Celi, in un film che sicuramente è un grandissimo film. Ma è venuto così, quando tu hai detto Tiripicchio, la memoria, che ogni tanto non mi abbandona, mi ha fatto ricordare questo film che possiamo dire storico. Che poi in questo caso è Tiripicchio. E comunque hai risposto anche al commento del nostro Antonio Pacileo, che ti chiedeva un sorriso, nonostante tutto ci speriamo ancora, e ricordando questo film e legandoti a Tiripicchio hai esaudito anche il desiderio del buon Antonio che ti chiedeva di sorridere. Andiamo avanti, Alessia, perché ci sono altri commenti e altre curiosità. Sì, Gabriele Stromboli ci scrive: caro Valerio, ci vorrebbero due Caro Tenuto per il 4-2-3-1. Diciamo che anche Caro Tenuto e Toninetti insieme, o Caro Tenuto e Maimone insieme, hanno dimostrato secondo me di saper reggere. Poi molto dipende, perché io, mister Nappi ha detto, serve un centrocampo, servono due centrocampisti che corrono, ma servono anche due esterni che facciano sacrificio. Io, guardando alla Serie A, ricordo il 4-2-3-1 che varò Allegri quando poi la Juve arrivò in finale di Champions League. I due centrocampisti erano Pjanic e Khedira, non proprio due che amavano correre, però Mandzukic, che faceva l'esterno a sinistra in quel 4-2-3-1, correva per 10-11 persone, così come i vari Cuadrado e Dani Alves si alternavano dall'altro lato, per parlare insomma di caratteristiche. Per cui certamente conta il centrocampo, ma conta, credo, l'assortimento generale di squadra. Quindi avessimo due Caro Tenuto sarebbe davvero comodo, farebbero comodo credo a tutte le squadre di Serie D, e non solo, avere due Caro Tenuto in campo in contemporanea. Felice Senatore: io mi aspetto solo una terna arbitrale all'altezza e imparziale. Ce lo auguriamo, ci sarà anche una donna domani, la signora Alessia, tua omonima da San Donato di Piave, non ricordo il cognome. Alessandro Bartiromo: per domani massima concentrazione e cattiveria agonistica. Un saluto a voi studio, in particolare all'amico Emilio. Poi c'è Vincenzo Guarino: sarà dura. Leggevo anche qualche altro nome per i centrocampisti, molto velocemente, Pasquale Barone, e leggeva Fabris come miglior centrocampista della storia della Nocerina. Io direi, Francesco, il nome di Fabris, oltre, forse non è legato al miglior centrocampista della storia, ma è legato ad un urlo dato in una partita di play-out da chi all'epoca aveva il privilegio di raccontare la Nocerina. Io ero a casa a seguire quel Nocerina Sora e insomma, la voce di Nunzio Paolo Pisani ogni tanto riecheggia nella mia testa quando Fabris fece il gol del 2-1. Sì, hai detto tutto tu, hai detto che si trattava di Nocerina Sora, gara di ritorno, hai detto che
Nunzio Paolo Pisani, che saluto, un caro amico, ha avuto l'onore di raccontare in quegli anni la Nocerina. Veramente fu qualcosa di eccezionale. Ricordiamo pure che si giocava in una situazione infuocata, mi suggerisce Nello, ma forse anche di più. Se proprio vogliamo parlare degli arbitri, in quell'occasione abbiamo visto le qualità di un certo Rosetti, che poi è diventato designatore della UEFA e via Poteva anche discorrendo. sospendere la partita, senza Poi, l'ordine in campo poteva sì, anche sospenderla. diciamo che lì c'è stata una doppia presenza, l'altra era a chi gestiva il servizio d'ordine, che in verità si è preso delle responsabilità enormi di far disputare una partita praticamente senza la barriera della curva che era stata buttata giù. Hanno vinto loro, vincemmo noi sul campo, hanno vinto loro con questa decisione che poi è stata importante per la storia della Nocerina, ma secondo me è stata importante anche per la carriera dello stesso Rosetti, che poi è diventato un arbitro di fama internazionale. Ricorsi storici che emergono anche traendo spunto dai commenti dei nostri amici da casa e che ci fa sempre piacere ricordare, perché la storia della Nocerina è una storia infinita, è una storia che dura dal 1910 e che ci ha fatto vivere tantissimi momenti e tantissimi episodi di gioia. Qualcuno un po' di sofferenza, però a noi fa sempre piacere ricordare soprattutto i momenti nei Felice. quali, i momenti felici nei quali la Nocerina è riuscita a spuntarla in qualche modo. Noi siamo quasi. Posso dire una cosa? Sì. Non è che abbiamo piacere a ricordare i momenti felici, perché sono talmente pochi i momenti felici che viene molto più semplice ricordarli. Quindi sono mosche bianche, purtroppo. Decisamente, decisamente sì. Allora, dicevo, siamo in conclusione di trasmissione. Ovviamente manca la parte legata al ripescaggio. E ho anche detto, Ciccio si mette già le mani in faccia perché sarà il principale attore. Però ho anche detto che mi piace sentire il pensiero dei tifosi, perché ho letto qualcuno che diceva non sono ottimista, qualcuno che diceva la società non si è espressa, quindi forse non vogliono fare il ripescaggio. Prima di sentire Ciccio da un punto di vista un po' più tecnico, volevo interrogare sul tema Emilio e Giuseppe per capire cosa pensano i tifosi del tema ripescaggio. Si farà, non si farà, sensazioni positive, sensazioni negative, i lavori allo stadio vi spaventano? Quali sono le vostre sensazioni al riguardo? E poi ovviamente domanda assolutamente da girare anche a chi ci sta seguendo da casa. Ma partiamo con i tifosi che sono qui. Valerio, per quanto riguarda me, le sensazioni sono negative. Ti spiego il perché. In primis, la società non si è mai espressa in maniera ufficiale riguardo questa tematica. Ricordiamo che per presentare domande di ripescaggio bisogna innanzitutto mettere sul tavolo un bel pacco di soldi. E poi un'altra cosa da non sottovalutare è i lavori da fare allo stadio, perché avere uno stadio a norma è propedeutico per poter presentare domande di ripescaggio. Quindi allo stato attuale noi non sappiamo se effettivamente questi lavori verranno fatti, se verranno fatti, in quale tempistica verranno fatti questi lavori. Quindi c'è una. Ah, io invece, Valerio, sono, a differenza dell'amico Emilio, sono positive le sensazioni, anche perché non avrebbe senso arrivare ai playoff, magari puntare a vincerli e poi non fare una domanda di ripescaggio. I soldi sì, ci vogliono per la fideiussione e tutto il resto, però ci vogliono lo stesso per allestire una squadra di Serie D di tutto rispetto. Per me personalmente, da tifoso, e penso che sullo stadio parliamo con altri tifosi, visto che siamo stanchi di questa categoria, sicuramente pensiamo al ripescaggio, che poi non arriva. Pazienza, però io sono fiducioso, anche perché penso che poi dopo Ciccio ci dirà,
i lavori allo stadio si possono fare poi anche forse dopo la domanda di ripescaggio e quindi sistemare lo stadio. Dopo Ciccio risponderà a questo, ti anticipo già che lo stadio deve essere adeguato prima di fare la domanda per il ripescaggio, perché la Nocerina non è vincente di campionato, come è capitato per dire al Giugliano, che per ultimare i lavori ha giocato un anno ad Avellino, però il Giugliano era vincitore di campionato e quindi aveva diritto. La Nocerina, in qualità di eventuale società ripescata, deve avere lo stadio a norma. Nello, prima di passare da Ciccio, che si sta scaldando la voce per concludere in bellezza, tu che per tutto Serie D segui altri gironi, in particolare il girone E, e ricordiamo che da comunicato il giudice sportivo anche Livorno-San Donato-Tavernelle si disputerà a porte chiuse, si parla di questo argomento negli altri gironi? Perché qui a Nocera è all'ordine del giorno, ma comunque ci sono tante altre società blasonate, a prescindere poi se sono in lotta per la vittoria del campionato, per i playoff. Che cosa percepisci tu dagli altri gironi, quelli che non fanno necessariamente riferimento al sud e quelli dei quali magari noi siamo meno informati? Bella domanda, il direttore. Sì, bellissima. No, allora, diciamo innanzitutto che rispetto ai gironi meridionali, il calcio nella parte settentrionale nord dell'Italia è molto meno seguita. Per quanto riguarda il girone che seguo io per tutto seriedi.com, quello è, ossia Toscano Umbro, le maggiori piazze sono quelle di Livorno e Grosseto, che attualmente stanno rincorrendo la sorpresa forlonica Gavorrano, che sarebbe il Gavorrano che noi abbiamo affrontato negli spareggi dei playoff di Serie D. Lì diciamo che forse attualmente, parlo per il Livorno, la questione porte chiuse sia forse meno ma neanche troppo meno sentita rispetto a Nocera, perché attualmente sono presi più dalla rincorsa che gli Amaranto stanno facendo nei confronti del Follonica Gavorrano, perché sono partiti insieme al Grosseto con l'obiettivo di vincere il campionato, di ritornare in Lega Pro. Ricordiamo che sia Livorno che Grosseto hanno calcato anche campi di categorie superiori alla Lega Pro, però si sono trovati una volta la Pianese, che anche l'anno scorso ha fatto un buon campionato vinto poi dall'Arezzo, questa volta si è messo lì il Follonica Gavorrano, anche Neo, la seconda squadra che ha conquistato la finale di Coppa Italia Serie D, quindi veramente stanno facendo un buon campionato i ragazzi di mister Marco Masi. E dicevo, sono più volti a cercare di prendersi la prima posizione che a guardare un attimino fattori esterni, però non è mancato il malumore tra i tifosi che erano ben in maniera massiccia presenti proprio nella sfida con il Follonica, persa poi dal Livorno, e da lì per alcune intemperanze dei tifosi Amaranto è scattato l'obbligo delle porte chiuse, però la società si è subito attivata e ha disposto la diretta gratis su tutti i canali ufficiali della società. Comunque è un girone particolare dove, Valerio, le ultime parole che voglio spendere, quello che diciamo mi ha colpito molto, che tutte le squadre, torto un po' il Livorno, il Grosseto, tutte le altre squadre puntano molto sui giovani, Ciccio, e questo fa molto piacere. Lì veramente i ragazzi cosiddetti under vengono impiegati, qualunque sia la partita, importante o non importante, però vengono impiegati veramente in maniera massiccia. Non è un caso che i migliori settori giovanili anche delle squadre di Serie A provengano dalla Toscana, c'è l'Empoli, c'è la Fiorentina, hanno spesso e volentieri cacciano giovani interessanti. La stessa Inter, Valerio, scusami. Legata al Tau Calcio Altopascio, squadra che lo stesso io non ne avevo conoscenza, e proprio da questa squadra presero un ragazzino di 15 anni che poi è risultato uno dei migliori nei campionati giovanili giocati dalla squadra nerazzurra. Prima di dare la parola a Ciccio Uomo, così come chiede anche Stefano Mastellone, leggiamo due commenti che sono arrivati. Quello di Alessandro Bartiruomo, che scrive: sono d'accordo con Emilio, la società non ha mai proferito parola al riguardo al tema di pescaggio, cattivo segno.
Speriamo di essere smentiti dai fatti. In ogni caso non mi sento di criticare nessuno dal momento che ci vogliono tanti soldi per effettuare la domanda. Il secondo è quello di Pasquale Pepe. Sono convinto che se lavori allo stadio non l'anticipa la società, di sicuro lo stadio non verrà rimodernato, il comune non ha i soldi. Quindi la società deve fare come fece Cittadella quando andava in Serie B, solo così, altrimenti non si farà niente, così credo, spero di sbagliarmi. Ora, visto che tanti lo stanno aspettando, è il momento di Ciccio Cuomo. L'8 marzo è passato, quindi non c'è lo strip adesso, non sarei di buon gusto. Che cosa dobbiamo dire? Abbiamo detto un po' tutto. Adesso, come diceva Emilio, la palla tocca ai protagonisti, come sempre, alla società, di respirare dopo una settimana, forse pure qualcosina in più, un poco burrascosa. E probabilmente da qui a qualche ulteriore settimana verrà ai microfoni della stampa anche per far capire questa, che può essere un momento di fibrillazione per questa piazza. Ovviamente se Marco Nappi è convinto che bisogna raggiungere il secondo posto, è convinto che bisogna poi eventualmente vincere i playoff, perché probabilmente gli è stata una cosa che gli è stata chiesta dalla società. E se la società ha chiesto questo, probabilmente sta valutando se ci sono poi le condizioni per presentare una domanda di ripescaggio. Ovviamente per presentare la domanda di ripescaggio deve essere pronta la struttura a Nocera Inferiore al momento non è idonea al professionismo. Se Valerio è così felice che io lo ripeta per l'ennesima volta, perché manca il tutto, bisogna adeguare gli spalti del San Francesco poi con il posizionamento dei sediolini, che devono essere messi almeno su due settori, l'abbiamo già detto in maniera anche abbastanza dettagliata nelle precedenti trasmissioni. Ovviamente bisogna adeguare poi il servizio di videosorveglianza, bisogna adeguare il discorso degli ingressi, che anche sotto questo aspetto siamo messi in maniera abbastanza positiva. Quindi grosso modo non è che qui possiamo valutare quanto sia la cifra da spendere e chi la deve spendere. Ovviamente, come diceva Pasquale, magari deve anticipare i soldi la società, che poi può con una convenzione defalcare dal costo della stessa negli anni, magari c'è pure qualche favoletta con la quale ci hanno cresciuti quando siamo andati in Serie B, ma è meglio non toccarla quella. Questa è la situazione. Ora la palla passa di concerto alla società e all'amministrazione comunale, perché la struttura non è di proprietà della Nocerina, quindi i lavori vanno prima commissionati dal comune. Se il comune non riesce a commissionarli e a farli fare nei tempi prescritti dal regolamento del calcio professionistico, della lega professionistica, la società può intervenire e farli prima. Sicuramente si abbatteranno dei tempi, probabilmente si abbatteranno anche dei costi, perché sappiamo bene come vengono gestiti spesso i lavori pubblici. Ovviamente non mi riferisco a un problema legato al comune di Nocera Inferiore, ma sono problemi procedurali che magari vanno ad ingolfare sia la tempistica e magari ad allargare anche le spese. Poi continueremo fin quando non arriverà Babbo Natale, ci mette la mano in testa e dice: ragazzi, preparate l'albero. Noi speriamo di non dover dire sempre le stesse cose fino al 5 maggio, perché vorrà dire che avremo avuto chiarezza, avremo avuto risposte, che magari vedremo il San Francesco
cominciare a diventare un cantiere. Lo scrive Stefano Mastelloni: siamo l'unica squadra della provincia della Campania che non ha ancora i sedolini allo stadio, rimodernizzazione dello stadio e i fari a LED, come le tengono molte squadre, vedi Paganese, Cavese, Salernitana, Avellino, Benevento e lo stesso Angri. Quindi ci auguriamo davvero che possa, noi lo ripeteremo tutte le settimane, così che nessuno potrà dirci non ne avete parlato, noi ne stiamo parlando da quasi due mesi, quindi parlare da quasi due mesi significa che abbiamo affrontato un argomento serio, un argomento importante, un argomento che sta a cuore ai tifosi nei tempi giusti. A proposito di cose che ci stanno a cuore, mentre eravamo in diretta sono arrivate, arrivano brutte notizie dal mondo, c'è stato un attentato rivendicato dall'ISIS a Mosca, oltre 40 morti e 100 feriti, il bilancio aggiornato ad un'ora fa, per cui ovviamente nel nostro piccolo ci associamo al grande dramma che ha colpito questa capitale europea, ma direi che ha colpito il mondo intero quando parliamo di argomenti così tristi e di tutti questi morti, soprattutto tra persone non colpevoli, tra innocenti e bambini. Siamo in conclusione della nostra trasmissione. Alessia, cominciamo a ringraziare i nostri amici sponsor, lo faccio io, come al solito, con Hotel San Giorgio, Ottica Apicella, Bar Estasi, Enjoy Caffè e questa sera Futuranza con Vincenzo D'Andrea che ci ha gentilmente ospitato all'interno dei suoi locali. Passiamo poi a salutare gli ospiti che sono stati qui con noi. Sì, iniziamo a salutare e a ringraziare Francesco Cuomo. Ringrazio voi, siccome questa sera nessuno è intervenuto dall'esterno e mi ha attaccato, io per un paio di settimane faccio passo, ve lo annuncio già. Quindi buona serata, forza Nocerina. Proseguiamo con Nello Marmo. Buonasera e grazie a voi per il solito invito e grazie soprattutto a chi ci segue ogni venerdì. Grazie a me. Grazie, no, per cattiveria, ma era un po' per scaramanzia. Ormai è svanita anche la scaramanzia e quindi la ringrazio personalmente. Proseguiamo con Emilio Battipaglia. Grazie per l'invito, buonanotte a tutti e sempre forza Malossi. Ed infine Giuseppe Maduro. Buonasera, grazie a tutti e forza Malossi. Allora, io ringrazio anche il pubblico femminile di Forza Nocerina presente dietro le quinte pazientemente questa sera ad ascoltare le chiacchiere che ci siamo fatti con i tifosi. Ovviamente Matteo Manzo, parte del pubblico maschile, presente dietro le quinte. Non ultimo, ovviamente, il nostro tuttofare, perché stasera è regista, domani sarà fotografo, in passato è stato commentatore, il super Vincenzo Petrosino. Un ringraziamento mi va di farlo a tutta la redazione di Forza Nocerina che lavora avanti e dietro le quinte, ai giovani, ai meno giovani. Li ho attaccati nelle puntate precedenti, ma quando c'è da sottolineare l'impegno va fatto, quindi senza voler far nomi. Grazie a tutti quelli che lavorano dietro le quinte di Forza Nocerina, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie alla mia brava e puntuale compagna di viaggio Alessia Orefice. Grazie a te, grazie a voi, buona serata a tutti. Non vi diamo appuntamenti perché con la settimana santa e col turno prepasquale al giovedì potremmo stravolgere il nostro palinsesto. L'unico appuntamento certo è quello di domani, ore 14:40, la radiocronaca di Carmine Apicella e di Francesco Belsito, o se preferite la telecronaca di Francesco Cuomo sui canali ufficiali della Nocerina per seguire il derby Nocerina-San Marzano. Come al solito vi auguro un buon venerdì sera, anche una buona Domenica delle Palme se non dovessi avere possibilità domenica, e come al solito Forza Nocerina, sempre! Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2.